Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Rincontone in questo nuovo episodio extra di Inazuma Eleven 3. Ovviamente alterno un po' questi episodi e un po' gli episodi di Inazuma Eleven Go Chronostones. Ad ogni modo oggi siamo sull'isola del pavone, sulla strada che porta allo stadio. E benvenuti in Inazuma Japan, procedura super torneo contro Dark All Stars. Ovvero, tutti i giocatori, o meglio, diciamo sì, i più forti giocatori che Ray Dark ha ingaggiato e plagiato elementi nel corso di questi anni si trovano qui. Ed eccoli qua, oh, andiamoli a controllare tutti quanti uno per uno. Poseidone, Poseidon. Barriera d'acqua e barriera gigante, ok, classico, classico. Jeff Iron, che è Efesto. Grande Turbine, Piede del Giudizio, Sfera di Fuoco. Danny Woods, Dionysius. Dionysius, non Dionisio sarebbe, sì. Mega colpo, mega muro e ripresa bella. Jude Sharp, vabbè, questo è classico Jude Sharp. Piede del giudizio per Lane War. Beh, dal nome. Insomma, tutte quante tecniche di difesa. Anche Apollo Light, che però ha lampo abbagliante come tiro. Eton Messer. Oh, era anche questo con la Royal, se non sbaglio. A tiro quadruplo, buono. Riley Jam. Tiro 100 calci, tiro quadruplo anche lui. Byron Love ovviamente come capitano. Tiro squadra, che potenzia il tiro della squadra. Colpo supremo, tiro angelico che è forte. Caleb Stonewall non poteva mancare con calcio triplo, palla, yo-yo. Sue Sparrow, pioggia di meteore, vortice infuocato e tornado inverso, ok. Beh, insomma, non male come calciatori. I livelli, sono passabili. Non ho comprato rifornimenti per ricaricare i miei giocatori una volta che hanno esaurito i loro punti, quindi niente, devo giocare con le mie sole forze e cercare anche di segnare. No, non ti far rubare. Grande illusione. Classica tecnica di Jude Sharp che secondo me non cambierà mai, cioè quella la userà sempre. Andiamo con un flash fotonicuccio, tanto rubiamo palla e facciamo gol, spero. Dovrei riuscirci. Ecco qua è davanti, però c'è Dionysus lì davanti. Andiamo con Aurora, che in realtà sarebbe The Birth, che la performano lui e Sean, dato che Rinascita si chiamerebbe appunto. Sta a indicare il fatto che loro due sono due persone completamente nuove. Infatti Zin diventa Xavier Foster in teoria, e appunto Sean non è più controllato da Aiden, non ha più questa doppia personalità, e quindi facciamo un bel gol. Oh, e va, è 1-0. Già uno è andato. Cerchiamo di farne altri 4. Però, eccolo qui. Ti rubo ancora la palla con flash fotonico, così mi finisco tutti i punti e tanti cari saluti. Vediamo un po'. Bene. Però la maglia Dark All Stars mi piace perché è semplice. No, troppo lunga, Axel, mi dispiace. Colpa mia! Ovvio. Di chi altri voleva essere? Eccolo, intercetto il passaggio, però no, devo divincolarmi. Grande, ottima giocata di gambe, Axel, mi è piaciuta. Ah, però! Se il passaggio viene... No, ragazzo, cosa fai? Cosa fai, Sanford? Ma sei impazzito? Perché mi sono levato? Il computer sa che io mi leverò, quindi tira preciso lì. Può fare grande illusione, ma non la fa. Ed è fallo, ti pareva, ecco perché non l'ha fatta. Il computer già lo sapeva che quello era fallo. Mi trolla. Il gioco mi trolla. Ottimo. Tiro ed è un altro grande gol con fiammata tripla. Voglio andare sul sicuro. Quindi gol. Guarda lì che roba. Cioè, ma tu se, io se fossi il portiere mi leverei proprio. Cioè, sì, fai come ti pare, segna. Vedi una cosa enorme infuocata che viene verso di te, che si sta mangiando il terreno. Io dico ciao, me ne vado. È stato bello fare il calciatore fino a qui, però ora basta. Impossibile, sì, perché dice faccio barriera d'acqua, l'acqua spegne le fiamme. E invece no. Tu che ne sai tu di come funziona la chimica?
È roba chimica in teoria, sì. Ah, però. Ok, vediamo un po'. Con gravità massima. Ok, Austin è carico. Quindi non ho paura ad usarlo. Gravità massima è molto forte. Mi piace come tecnica su Austin. Oppela, ok, passaggi veloci, precisi. Austin è tua. Ok, è tua. Tiro. Allora te lo faccio più qui. Potenza massima, ce la farò a passarti? No, non ce la faccio. E vabbè, con quanta superficialità mi respingi la palla. 42? No, non credo proprio. Però super contrasto, quindi posso andare a tirare. A tirare! Ok. Prima che Dioniso prendesse palla. Pinguino 2 o pinguino 1? Pinguino 1, ovvio. Al massimo della potenza. Guarda quanto sono belli. E patapim e patapam e patapim e patapam. 5 pinguini volano verso la porta e fanno un grandissimo terzo gol. Oh yeah. Quanto mi diverto a giocare così. Forza, continuiamo così. È facile, dai, è abbastanza facile queste partite così. Bene, bene, bene. Continuiamo. Oh, perché il primo tempo ormai è finito, no? Senza neanche che ci preoccupiamo più di tanto. Scan offensivo. Ma è finita, lascia perdere. Non ti sforzare. Allora come va? Avete intenzione di iniziare a giocare sul serio? Axel può ancora combinare qualcosa in furore. Potrebbe fare una tormenta di fuoco, quindi lo tengo. Lui come ci è arrivato lì davanti? Io questo vorrei capire. Tecnica più era anche ora, eh? Le volte che l'ho usata. Anche se non sempre conta quante volte la utilizzi, eh? Tante volte non conta. Ci ho fatto caso spesso che non conta. Se la usi troppo poco e poi la usi un paio di volte, allora te la da. Ah, 49, pensavo 40. Ok, allora. Tormenta di fuoco senza furore. Tipo, se la usi 10 volte di fila te la potenzia, ma se la usi una volta e poi la riusi dopo tanto, dopo tipo 5 partite, la usi due volte, allora te la potenzia. E funziona male. Ma poi conta anche la mossa. È fatto male. Continuiamo a fare pressing. È programmato male in questo gioco, purtroppo. Non si sono mai preoccupati di rivederlo, comunque sia, per questa versione italiana. Beh, sì, diciamo europea. Ma è preoccupato che questa cosa da level 5 mi dispiace molto. Perché non. Gli importa poco dell'utenza da level 5, eh. Ottimo, ottimo, ottimo. Vai. Io andrei con Pinguino Imperatore X che sta a versione 2. Facciamo gol sicuro. Certo, anche con un'altra mossa, però basta che non c'è nessuno che intralcia il cammino della palla. Il percorso, la traiettoria che insegue. Ottimo, è gol. Beh. E va, 5-0 effettuato. Ma la prossima partita contro chi la facciamo a questo punto? Già devo iniziare a pensare contro chi effettuare la prossima. Posso anche attivare furore ora. Eccolo qua, buono. Ah, però. Beh, se sono di livello alto è facile che riescano a effettuare la tecnica senza problemi, eh. Doppio ciclone, vediamo come te la cavi ora. Non te la cavi. Grande. Ah, solo un punto, eh. Giulio Acuto ha pochi punti in effetti. È per questo che non mi piace molto giocarlo. Cioè, mi piace, ma evito di giocarlo, ecco.
Questo è il senso della frase. Vai, ballina difensiva versione 2 di Harley. Mangiati e poi sputalo. Oh, grande. Ed ora? Fine furore. Ottimo, con Jude Sharp, pinguino imperatore numero 3. Vai. Questo è bello comunque, sia molto scenico. Sei a zero. Goal! Sì! Che dobbiamo fare? Impossibile? No, Poseidon, non è impossibile, è possibile! Ha fatto un po'... Austin? Dov'è Austin? Ma è un po' cosce tripla. Ci provo a fargliela fa, tanto. Se ne passa un po' di tempo. Anche non va in porta, che gli fa? Passa il tempo, passa. Niente, davvero? Goal! Continuiamo a fare pressing. È proprio vero che il Ray Dark è caduto in miseria. Ecco fatto. Belli belli, mi piacciono i livelli così alti. Ok, siamo da qualche parte sull'isola del pavone. Questi forse si trovano sull'isola del pavone. Che facciamo? Non li cerchiamo? Accidenti, il super torneo è quasi finito. Mi mancano davvero poche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, insomma, va bene, eh. Bene Cuggi, allora io direi che anche per oggi questo video può concludersi qui e come sempre vi ringrazio e vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, bye bye!